Buongiorno Fiorellini, buongiorno. Come va? State bene? Vi siete vaccinati? Allora, cosa posso dirvi? Beh, intanto questo cappelluccio mi sembra che sia esemplare, no? È il cappelluccio del Twiga. Ieri sera, adesso sembra che voglia sempre dire, sapete quella frase, chi si loda si imbroda? Ma ieri sera veramente è stata una serata, ma poi perché chiamarla sempre serata? Serata è un termine un po' riduttivo, insomma. Uno spettacolo veramente fantastico, è andata molto bene, più o meno il livello è sempre quello, diciamo, non è perché parlo, insomma, pro domo mea, ma c'era anche Rudy ieri, quindi diciamo eravamo una forza d'urto notevole, con la band live, Rudy sugli scudi, qua rima, e c'è stata una grande partecipazione soprattutto di tanti amici miei. È venuto Nicola, da Santa Margherita addirittura. Nicola ha fatto 100 km in macchina, Nicola Cavalluzzo, poi è venuto le figlie di Rossini, la figlia di Felice Rossini, poi è venuto Alessandro Marchesi, mio amico storico dai tempi di Poltuquatu, e poi è venuto Massimiliano con moglie e figlie, e poi insomma c'era un parterre de roi, diciamo, no? De roi per me, insomma, per quelli che sono gli amici miei. Oggi c'è una macchina nuova, una Mercedes, la Mercedes Briscola, è un nuovo modello che si fa solo in Calabria, la Mercedes Briscola, è guidata da Pinuzzo, eccolo qua, ciao Pino, saluto. Ciao. Dietro c'è Recco, lo conoscete Recco? Il quale oggi ha mangiato mezza focaccia e quindi è affamatissimo. Un quarto di focaccia di Genova, quella buona, un po' unta. E Recco, poveretto, eccolo lì, è un po' disperato perché sperava di ritrovare gli occhiali da sole che aveva perso ben 10 giorni fa. Ora voi capite bene che in 10 giorni trovare ancora dei Ray-Ban di un certo pregio, insomma, diventa un po' un problema. Quindi è andato al Lost and Found e, come era prevedibile, insomma, non c'è traccia degli occhiali. Pazienza. Ma ritornando allo spettacolo di ieri, la cosa più straordinaria è che per l'ennesima volta è venuta ad ascoltarmi la mia fan numero uno, forse d'Italia, ma sicuramente di Forte dei Marmi. È una signora di 91 anni che balla benissimo, si direbbe arzilla data l'età, ma non vorrei che fosse un termine un po' offensivo. Ebbene, si tratta di Elettra Marconi, sì, la mia fan numero uno, la figlia di Guglielmo Marconi. Che te lo dico a fa? Accompagnata, come sempre accade, da suo figlio, che chiaramente è stato chiamato come il nonno, Guglielmo. Quindi ieri c'era Elettra Marconi con Guglielmo Marconi Junior. E allora sono veramente, quel che si dice, aficionados. Un sold out in ogni ordine di posti. E succede un fatto curioso. Accendendo il televisore, i telegiornali e leggendo anche i giornali, leggiamo che questa è l'estate più calda da 2000 anni a questa parte. E soprattutto che l'Italia è nella morsa di un caldo torrido. Il caso vuole che nella serata di Forte dei Marmi, nelle due che ho fatto io, quello di ieri, non ho registrato temperature bollenti, lavorato quasi senza sudare. 2 giorni fa siamo andati all'agriturismo, si stava bene all'aperto. Qui oggi a Tropea, che a sentire i giornali
c'è fuoco e fiamme, siamo circondati, c'è una temperatura di 31 gradi che per il mese di agosto mi sembra più che accettabile. Oltretutto c'è un certo venticello anche. Quindi o c'ho una fortuna sfacciata io con sto caldo, oppure non so, forse c'è sempre un po' di esagerazione, di terrorismo mediatico. Può darsi, perché insomma io l'ho ben girata l'Italia in questi giorni, sono andato da Lecce a Tropea, sono andato di qua, di là, a Piacenza, insomma. Piacenza faceva anche quasi freddino la sera, era il 2 di agosto. Bene, ho concluso, vi auguro una buona giornata e adesso tutti allo Smilers Blanca Beach di Tropea. Buona vacanza.